Ed eccoci pronti di nuovo ad affrontare l'ennesima avventura, il nostro terzo Elephant Refuge. Ovviamente alla partenza non indossiamo la tuta antipioggia, in quanto il tempo sembrava temere, ma poco dopo ci ritroviamo in questa situazione. Quando indossiamo la tuta antipioggia ormai eravamo belli zuppi, e questo condizionerà tutto il viaggio fino a Salisburgo. Ci ritroviamo così nei pressi del Brennero, in mezzo a un'abbondante nevicata e a una temperatura che si avvicina ai meno 10. Freddo e neve a parte, riusciamo a raggiungere Salisburgo come prefissato nelle prime ore della serata. Ovviamente il mio socio, appena arrivati all'albergo, si ricorda di aver abbandonato il casco appoggiato sopra una macchina. Per fortuna lo ritroverà senza conseguenze. Domani mattina di buon'ora ci prefiggiamo di raggiungere la zona del raduno, ovvero sia Solla. A parte il freddo, nessun inconveniente. Ci fermiamo per una breve sosta, giusto per rifocillarci un attimo, e poco dopo riusciamo a raggiungere la zona del raduno senza nessun intoppo. Pressi di Solla Turmesbang, tre anni fa, in questa zona praticamente era completamente ricoperta dalla neve, questa strada sembrava una pista da bob. Quest'anno neve direi molto molto a poca, in compenso molto 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 caldo. E ora ci mischiamo in mezzo ai trogloditi della foresta di Lod. Yourself.
In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears. Come nostra abitudine, ogni volta che veniamo qui all'Elephant Trap, dopo aver attaccato l'adesivo ricordo, bevuto qualche birra, ci riproponiamo, visto che anche questi sono i giorni della memoria, di andare a visitare il campo di concentramento di Mauthausen. L'unico inconveniente in questi 170 km che ci dividono da Mauthausen è stato questo incidente che ci ha rallentato la marcia. Incidente che comunque ci ricorda di stare sempre molto vigili, perché gli inconvenienti sono sempre dietro l'angolo. Dopo neanche, diciamo, 2 ore di viaggio, eccoci ritrovati nei pressi di Mauthausen. Questo è il nostro motel dove alloggeremo per questa notte e l'indomani mattina ci avvicineremo alla visita del campo di concentramento. Il campo di concentramento di Mauthausen è una fortezza in pietra eretta nel 1938, in cima alla collina sovrastante alla piccola cittadina di Mauthausen, situata a circa 25 km ad est di Linz. Il lager nazista di Mauthausen fu aperto l'8 agosto del 1938. I primi ad arrivare furono 300 prigionieri da Dachau, che cominciarono a costruire il campo e in seguito non lo abitarono. All'apertura ospitava 1000 detenuti. In quasi 7 anni di vita furono rinchiusi oltre 200.000 prigionieri. Questo che vedete è il cosiddetto muro del pianto, dove i prigionieri appena arrivati venivano lasciati per ore, indipendentemente se estate o inverno, ad aspettare. Quella logica lì anche noi per buttare tutto sul siamo anche noi così. Mauthausen cominciò a funzionare come fabbrica della morte, che portò in pochi anni una cifra accertata di circa 128.000 vittime.
doveva essere fatto continuamente posti per i continui numerosi arrivi di altri condannati a morte, così che al deportato non era concesso di vivere al massimo stabilito, che era di 2 o 3 mesi. Nel campo di concentramento di Mauthausen sono stati accertati 2 forni e uno molto probabilmente è stato fatto esplodere al momento dell'arrivo delle forze alleate. Terminata la visita a Mauthausen, l'obiettivo della giornata era quello di rientrare in Italia e fermarsi a Bolzano. Ma, come vedrete, i problemi arrivano puntuali. Durante questo tratto di autostrada dove la neve scendeva copiosa, la moto incomincia a galleggiare. All'inizio penso che dipenda dal manto stradale leggermente innevato, poi mi rendo conto che in realtà è la gomma di dietro che incomincia a gonfiarsi. Quindi a questo punto ci fermiamo e cerchiamo di porre rimedio alla situazione. Avevo una vecchia bomboletta per riparare le gomme e provo a vedere se riesco a tamponare la situazione con questa. Nel frangente si ferma parecchia gente per darci il soccorso. Qui vedete 2 viaggiatori austriaci che si erano riproposti di darci una mano, ma al momento siamo riusciti a risolvere la situazione da soli. Decidiamo quindi di uscire dall'autostrada per cercare nel paese più vicino un gommista, ma essendo sabato pomeriggio la ricerca è vana. Io nel frangente avevo cercato di controllare la pressione dei pneumatici e mi ero ferito un dito. E in più, uscendo dall'autostrada, come potete vedere, la situazione di viabilità era molto molto più complicata. Visto che mancava solo 20 chilometri a Salisburgo, decidiamo di fermarci qui. A dire il vero, la decisione non è stata facile perché l'intenzione di proseguire era abbastanza forte, ma valutando l'aspetto che sarebbe presto scesa l'oscurità e in più sapevamo che sul Brennero le situazioni climatiche erano molto complicate, ci siamo resi conto che alla fine sarebbe stata la scelta migliore quella di fermarsi, perché con l'oscurità e in mezzo a una tempesta di neve affrontare certe problematiche non sarebbe stato per niente facile. Approfittiamo quindi della sosta per visitare un po' Salisburgo. Domani mattina ci avviamo alla partenza sotto una copiosa nevicata.
La nota positiva è che la gomma sembra tenere. A questo punto, dopo averle provate tutte, ci dobbiamo arrendere. L'unica alternativa a questo punto è il carro attrezzi. Per fortuna ho l'assistenza compresa l'assicurazione, quindi so che non dovrò spendere un euro. Il problema è che dalla chiamata all'arrivo del carro attrezzi passano circa 2 ore. Quindi dopo circa 2 ore di attesa arriva il carro attrezzi. La nota positiva è che praticamente ci porterà la moto di fronte a un gommista. Quella negativa è che il gommista è chiuso fino a lunedì mattina, quindi noi dovremo trovarci un alloggio a Innsbruck e aspettare lunedì mattina.
espletate tutte le formalità del caso, a questo punto cerchiamo un alloggio non troppo distante dal gommista, circa 5 km. E la nota positiva è che arrivati al motel, la ragazza della reception era di Genova, di Di Negro. E quindi questo ha facilitato molto la nostra permanenza, anche nel ritrovare poi la strada per l'indomani mattina per ritornare dal gommista. Approfittiamo quindi della serata per farci un giro a Innsbruck. Eccoci finalmente a lunedì mattina, un ultimo sguardo a Innsbruck e quindi ci trasferiamo nella zona del gommista. Al nostro arrivo ci rendiamo subito conto che la gomma deve ancora arrivare. Comunque, al di là di questo inconveniente, diciamo che ci hanno trattato abbastanza bene. Questa è la gomma, una volta smontata, riesco a muovere la carcassa con un dito, quindi praticamente non ce n'era più. Era la gomma con la quale sono andato su a Caponorte. Detto questo, ho detto tutto. Dopo circa un'ora e mezza di attesa, finalmente la mia moto è pronta. Ci rimettiamo finalmente in viaggio direzione casa, ma come al solito gli inconvenienti sono dietro la porta. Dopo neanche appena superato il confine, nella zona di Trento, mi esplode il collettore di scarico di sinistra. La moto fa un rumore assordante, per cui cerco di porvi rimedio. Cercando qua e là ho trovato, diciamo, un cartello d'alluminio che ho sagomato. E poi, acquistando del fil di ferro, praticamente ho tamponato la rottura del collettore. E questo mi ha, perlomeno all'inizio, evitato di viaggiare con un rumore assordante. Ovviamente, essendo un rimedio di fortuna, ho dovuto poi successivamente modificarlo. Questa volta ho recuperato una rattina della Red Bull e ho comprato del nastro americano. Diciamo che bene o male qualcosa è servito.
fatto, sembra che il più sia fatto, ma in realtà in prossimità di Serravalle arriva il tempo che non ti aspetti. Diciamo che abbiamo trovato più neve qua che a Solla. Comunque, nel bene o nel male, anche questa volta abbiamo riportato le ossa a casa e anche le moto. Diciamo che per un po' neve, ghiaccio e acqua cercheremo di evitarle. Se ci sarà una prossima, sicuramente sarà al sole e magari con un po' di sabbia. Saluti a tutti, alla prossima!